La notizia di oggi si lega al video di mercoledì scorso in cui parlavo di scam, però di un scam leggermente diverso. Questa notizia è uscita sul sito The Verge e parla di hacker che rubano le spunte blu, per esempio le spunte blu che si trovano negli account di Twitter. Cosa ci faranno mai gli hacker con degli account tarocchi ma che comunque sono verificati? Bene, li vendono nel mercato nero. C'è tutto un mercato nero di compravendite di account verificati che vengono utilizzati dai compratori per fare delle truffe. Quindi questa notizia, che su questo sito è raccontata a mo' di storiella, io me la sono letta, la distillo e ve la racconto, e andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si parla, ma lo facciamo dopo la sigla. You can 27. They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo di scam. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito che se vi piacciono i miei video, perché non seguirmi? Basta cliccare sul subscribe e cliccare la campanellina, così da ricevere una svagonata di notifiche 3 a settimana su tutti i video che poi alla fine pubblico su questo canale. E inoltre qui c'è il mio tag Instagram, non perdetevi gli aggiornamenti o le cagate che faccio io durante la mia giornata. E non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo con le notizie di oggi. Nell'introduzione ho detto un'esattezza, ma l'ho detta di proposito. In realtà gli hacker non si fanno account con la spunta blu tarocchi. In realtà li rubano delle persone vere che hanno degli account con la spunta blu. E come li rubano questi account? Usano sostanzialmente due sistemi. Il sistema numero uno è quello che viene definito il credential stuffing o semplicemente phishing. Parliamo del primo e poi parliamo del secondo. Il credential stuffing è praticamente gli hacker hanno a disposizione un database con tutti i nostri username e diverse password che magari sono stati trafugati in attacchi, tipo se avete mai sentito parlare dell'attacco che c'è stato qualche anno fa a LinkedIn. Di solito questi dati trafugati vengono poi venduti o comunque si trovano nel dark web e poi altri hacker li sfruttano per fare roba di questo tipo. Quindi cosa fanno loro? Hanno una tua email o un tuo nome utente e diverse password che in passato furono trafugate in sistemi considerati sicuri. Oramai abbiamo capito che qualunque dispositivo connesso alla rete non è mai sicuro. E provano a vedere se riescono a entrare. Se riescono ad entrare, lo vendono. Se non riescono ad entrare, e di solito non si riesce ad entrare principalmente per due motivi. Motivo numero uno, perché l'utente è stato intelligente abbastanza da cambiare la password. Motivo numero due è perché è stato attivato un qualche tipo di multi-factor authentication. Nel caso in cui il credential stuffing fallisce, gli hacker ci provano mediante phishing. Per chi non sapesse cos'è il phishing, dubito fortemente, ma lo ripetiamo, spendo un minuto per farlo. L'hacker, avendo a disposizione la tua email, te ne manda una che assomiglia a quella di un servizio in cui sei iscritto, tipo Twitter, la fanno precisa col copia e incolla a quella di Twitter, spingendoti a cliccare un link per magari cambiare la password a un sito che non è Twitter. Siccome molto spesso queste email vengono scritte, ah, questa cosa devi fare subito, molte persone cliccano e mettono le loro credenziali, dando praticamente accesso ai loro account agli hacker. Dove vengono venduti questi account? Li vendono su Telegram. Ci sono dei gruppi Telegram che nel momento in cui un account viene trafugato, viene venduto per qualche centinaio di dollari. Le truffe che fanno con questi account sono le più disparate, ma quello che riporta questo articolo, si parla di truffe per quanto riguarda gli NFT. Per chi non sa cosa sono gli NFT, magari ci farò un video a parte, però la dico molto semplicemente, proprio in soldoni. Sono dei, diciamo, roba artistica, che può essere un'immagine, un audio, può essere qualunque cosa, molto spesso è di artistico, che è unico e viene comprato e venduto all'interno di blockchain molto simili a quelle che vengono fatte per le criptovalute. Una volta che il compratore ha accesso a un account con la spunta blu, e di solito gli account con la spunta blu hanno un bacino di utenti enorme, centinaia di migliaia, se non addirittura milioni di followers, rilasciano dei Twitter in cui dicono: guarda, c'è un calo degli NFT, mandatemi dei soldi a questo wallet e io vi mando degli NFT, perché poi quando ci sarà una risalita ve li potete rivendere. Quindi le persone pagano in attesa di ricevere i loro NFT, o non ricevono proprio un bel niente o ricevono degli NFT fasulli. Nel frattempo la vittima cerca di recuperare l'account. Non so se voi avete mai recuperato il vostro account, io non l'ho mai fatto, ma persone vicine a me l'hanno fatto
ed è un processo lungo che può durare uno, due giorni. Ma anche se durasse mezza giornata, già gli scammer quello che dovevano fare, l'hanno fatto. Quale insegnamento possiamo trarre da queste notizie? Diciamo, gli insegnamenti sono sostanzialmente due. Attivate su qualunque account importante che voi avete, ma comunque in qualunque account che voi avete, la multi-factor authorization se è offerta. Tenere sempre aggiornate le vostre password e cambiarle con regolarità. E mai cliccare ai link nelle mail. Mai. O meglio, se lo fate, state attenti che quel link sia legittimo, proprio dovete proprio disezionarlo. Perché quando per esempio ricevete un'email in cui vi dice di cambiare la password e voi non sapete se è legittimo o meno, quello che fate è chiudere l'email, andate su quel servizio tipo Twitter e cambiate la password tramite quell'app. Così cambiate la password e non cliccate su quel link che magari poteva essere fasullo. Benissimo pinguini, io spero che questo video non solo vi abbia informato su una tematica attuale, ma abbia anche insegnato un po' quel minimo di come mantenere la sicurezza online. Ma prima di concludere non perdetevi gli altri video che porto su questo canale, come quelli di FK Story, FK Underwood, e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!